conosciuto Spinelli dal 1979, perché abbiamo cominciato a lavorare insieme sui pazienti con tumore della testa e collo quando io ero ancora a Varese e con un gruppo di lavoro molto importante che poi fece molto dal punto di vista scientifico, e credo che gran parte degli otorrinolaringoiatri che in Italia oggi curano il cancro si siano fatti le ossa del nostro gruppo. Quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere, e questo lo ricordo volentieri perché, ripeto, giustamente bisogna ricordarsi quello che è stato fatto di importante. E il dottor Spinelli, quando poi io arrivai a Como nel 1988, iniziamo subito un rapporto lavorativo veramente molto proficuo e cominciamo a fare insieme le visite collegiali, a discutere sui pazienti, a fare cose che, credetemi, non si facevano da nessuna parte. Da nessuna parte, se non in qualche raro istituto, ma sempre in modo molto settoriale. Invece noi avevamo già l'idea di fare quello che stiamo concretando oggi con questa ultima fase di questo progetto, che è appunto l'estendere addirittura la nostra assistenza, il nostro contributo professionale al di fuori di quello che sono le mura di un ospedale. Una volta, ripeto, il paziente ospedalizzato veniva tenuto in ospedale mesi, addirittura stavano in ospedale per lunghissimi periodi, e adesso arrivavano con la valigia. Quindi pazienti che veramente diventavano oltre che pazienti, addirittura qualche volta amici sono diventati, perché rimanevano talmente a lungo da noi per varie ragioni. Adesso invece, come giustamente è stato già accennato, l'attività di un gruppo di lavoro così importante deve essere un'attività a 360 gradi, in modo che il paziente venga accolto, venga portato nelle varie momenti di cura e poi nei momenti di riabilitazione e poi di reinserimento nella sua famiglia e nella vita sociale. Quindi tutto questo è stata un'evoluzione che è durata circa 35 anni,